Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video che mi chiedete da tantissimo tempo, in cui vi svelo quello che faccio io per tenere la casa sempre in ordine. Molto spesso ricevo delle richieste simili anche per quanto riguarda la pulizia della casa, quindi come pulisco casa, mi chiedete di farvi vedere proprio mentre pulisco la casa, i prodotti che utilizzo, eccetera, eccetera. Iniziamo con questo video, vediamo come va e poi magari vi farò anche qualche video dedicato proprio alla pulizia della casa. Oggi voglio parlarvi soltanto di quello che faccio, che non è niente di così eclatante, però me lo chiedete spesso, quello che faccio per avere la casa in ordine. Devo dire che io non sono una persona estremamente ordinata, anzi sono sempre stata l'opposto, quindi molto molto disordinata, però devo anche dire che da quando vivo da sola, da quando ho la mia casa, ci tengo molto di più che sia tutto in ordine, e quindi quando c'è qualcosa fuori posto lo noto subito. Quindi se ci sono riuscita io, se sono diventata io ordinata, non vi preoccupate perché c'è una speranza per tutti. Iniziamo subito con il primo consiglio per una casa sempre ordinata. In questo video vorrei anche seguire un ordine per quanto riguarda la giornata, quindi partiamo dal mattino e la prima cosa che vi dico è: non lasciate mai piatti, stoviglie nel lavandino, sia dalla sera prima che i piatti della colazione. Di solito è semplicemente una tazza, quindi non ci vuole tantissimo a dare una sciacquata e a metterla via. Sembra una cosa stupida, però in realtà l'avere la cucina in disordine, soprattutto l'avere i piatti nel lavandino, è una cosa che salta subito all'occhio, che fa proprio sembrare la casa in disordine anche quando non lo è magari, però è quella piccola cosa. Lo so che al mattino non è facile mettersi lì, lavare anche i piatti, ed è per questo che vi dico: non lasciate mai i piatti dalla sera prima, quindi cercate sempre di o metterli in lavastoviglie se l'avete, oppure di lavarli, fatevi aiutare, lavateli voi, però non lasciate mai i piatti dalla sera prima, perché altrimenti la mattina avrete il doppio del lavoro da fare, anzi di più. Rimaniamo in cucina e il prossimo consiglio è quello di svuotare la lavastoviglie al mattino, quando siamo belli freschi, belli pieni di energie, anziché lasciarlo come lavoro da fare la sera, quando si arriva a casa stanchi dal lavoro, già non si ha voglia di cucinare, figuriamoci di svuotare la lavastoviglie, sistemare piatti, bicchieri, stoviglie, eccetera. Io è una cosa che odio fare, però se lo devo fare preferisco farlo appunto al mattino, quindi cerco sempre di farla partire la sera in modo da svuotarla poi al mattino dopo la colazione. Un'altra cosa che secondo me si dovrebbe sempre fare al mattino è il letto, rifare sempre il letto. Ok che magari chiudete la porta e basta, ve ne dimenticate, però avere tutta la casa in ordine ma il letto non fatto dà comunque quel senso di caos e confusione, quindi vi consiglio sempre di fare il letto, e in questo caso munitevi di piumino, che è la cosa migliore del mondo. In un attimo il letto è fatto, perché semplicemente tirate su il piumino, lo spiegazzate un pochettino per togliere le pieghe e il gioco è fatto. Mettete i cuscini, è fatto. Ve lo dice una che ha sempre fatto l'opposto, o meglio, quando vivevo con i miei genitori, quando ero una ragazzina, dicevo sempre a mia mamma: perché devo fare il letto se la sera tanto devo tornare a dormire? È una cosa brutta, me ne vergogno, però effettivamente io lo dicevo a mia mamma quando lei mi diceva: fai subito il letto. Io puntualmente non volevo mai farlo perché secondo me era una cosa inutile. Poi crescendo ho capito che insomma non è proprio così, quindi vi consiglio di rifare il letto al mattino. Un'altra cosa che faccio sempre prima di uscire di casa al mattino è sistemare tutti i vestiti lasciati in giro dalla sera prima, perché ci sta che comunque la sera si è stanchi, non si ha voglia di rimettere via i vestiti, le scarpe, la giacca, la sciarpa, i guanti. Poi adesso che dobbiamo vestirci a strati abbiamo più cose che possiamo lasciare in giro, e io non esco mai di casa se non ho sistemato tutto. Mi dà subito un senso di ordine immediato dopo che lo faccio, mi sento subito meglio perché mi sembra di vedere la casa più in ordine. Meno cose ci sono in giro per quanto mi riguarda e più c'è ordine, quindi ve lo consiglio. Una cosa che noi facciamo tutti i giorni è passare l'aspirapolvere, questo perché comunque viviamo con un cane, lei vive in casa con noi, anche se di giorno è sempre fuori, però comunque dorme in casa, ha il pelo lungo e di conseguenza dobbiamo per forza passare l'aspirapolvere ogni giorno per evitare di vivere nei peli. Comunque è una cosa che vi consiglio, è chiaro che non avendo animali domestici il problema sussiste meno, però a me dà molto fastidio, ad esempio stare in cucina, ci sono le briciole per terra, è una cosa che dà
davvero mi manda in bestia, quindi passo l'aspirapolvere sì, perché ho il cane, ma in realtà anche no, perché mi dà fastidio vedere qualsiasi briciola, avendo poi anche il camino, la legna, devo per forza passare l'aspirapolvere tutti i giorni e effettivamente dopo che lo faccio la casa ha tutto un altro aspetto, quindi ve lo consiglio. Consiglio numero 6, torniamo in cucina e mi sento di consigliarvi dopo cena o anche dopo pranzo, perché no, magari avete la fortuna di fare la pausa pranzo a casa, mi raccomando, cercate di lasciare sempre la cucina pulita, quanto più possibile pulita e ordinata. Lo so che molto spesso non abbiamo né la voglia né il tempo di farlo, però è una cosa per voi, perché poi avrete meno cose da fare, ad esempio nel weekend, perché avrete accumulato meno disordine possibile, meno sporcizia possibile, quindi è un consiglio proprio che vi do anche per risparmiare tempo che potreste dedicare a tantissime altre cose molto più piacevoli piuttosto che pulire e riordinare la cucina. Un altro consiglio rivolto all'ambiente della cucina, perlomeno per quanto riguarda noi, è cercate di non lasciare sulla cucina carta, plastica, vetro, comunque rifiuti in generale. Noi ad esempio abbiamo la fortuna di avere sotto il lavandino un cassettone e all'interno abbiamo tre diversi secchi con il coperchio, dove all'interno mettiamo carta, plastica e il secco, in modo da non averla in giro. Molto spesso si riempiono all'inverosimile, purtroppo. Io cerco sempre, Gigi uguale, anzi è più Gigi che la sottoscritta, cerchiamo sempre di portarla fuori il prima possibile, in modo da non avere la cucina invasa da bottiglie, scatole, scatolette, perché anche quello fa molto caos, fa molto disordine in un attimo. Consiglio numero 8, vi dico che questo non lo faccio sempre perché sono estremamente pigra, perché è una cosa che non mi piace fare, però è una cosa che va fatta, infatti molto spesso è una cosa che delego a Gigi, anche in questo caso è un po' tipo la lavastoviglie. Mi raccomando, se avete dei panni stesi in casa, ritirateli subito nel momento in cui si asciugano e non lasciateli lì giorni e giorni, li ritirate subito, li piegate e li mettete via. Questo ovviamente vale per questa stagione in cui bisogna per forza tenere lo stendino in casa. Io non ho l'asciugatrice, quindi devo avere lo stendino in casa, lo metto nella cameretta, ok, chiudo la porta, però mi dà fastidio averlo lì, mi dà fastidio vederlo lì, magari i panni sono asciutti ma non ho voglia di ritirarli, e quindi è una cosa da fare. È un consiglio per voi ma anche per me, a spronarmi un po' nel farlo. Penultimo consiglio, che riguarda sempre i panni, in questo caso non i panni puliti appena lavati ma i panni sporchi. Una cosa che a me viene molto comoda è un cesto della biancheria che tengo dove ho la lavatrice, in questo caso, nel nostro caso, in bagno, in modo da non lasciare i vestiti in giro ma di metterli subito nel cesto, averli lì pronti per poi fare la lavatrice, senza dover pensare, aspetta, dove ho lasciato i calzini, dove ho lasciato quella maglietta, dove ho lasciato quel paio di pantaloni. Sono tutti lì anche per comodità, per praticità, oltre a non averli in giro, quindi oltre a non creare caos in casa, è una cosa vostra, vi viene più semplice caricare la lavatrice, più veloce farla partire, non ci pensate più. L'ultimo consiglio che vi do è quello più importante, è quello di dividersi i compiti, perché essere una donna non significa dover per forza pensare a tutto quello che concerne la casa, passare l'aspirapolvere, lavare i piatti, fare la lavatrice, stendere, assolutamente no. Nel nostro caso noi non abbiamo bisogno di dividerci veramente i compiti, quindi di dire ok, io faccio questo, tu fai quest'altro, io apparecchio, tu sparecchi, è una cosa che ci viene naturale, però davvero è un consiglio che vi do spassionatamente, perché non è che se vi fate aiutare allora lui sta aiutando voi, no, la casa è di entrambi e quindi ci si aiuta a vicenda, è giusto farlo, è giusto che ognuno in casa faccia la propria parte, ok, non è una cosa che si dovrebbe dire, dovrebbe venire da sola, però in alcuni casi serve anche dirlo, è necessario dirlo e quindi diciamolo. Ragazzi, io spero che questo video vi sia stato utile, spero che vi sia piaciuto, se avete altri consigli, altri trucchetti di quello che fate voi per mantenere la vostra casa sempre in ordine, mi raccomando scrivete qua sotto, sono tutti consigli che possono essere utili anche alle persone che stanno guardando questo video. Io vi mando un bacione grandissimo, muah, e al prossimo video. Ciao!